Sappiate che noi vogliamo dare il massimo e salvare questa squadra. Mister, però così scendiamo, Cioè la Serenata deve fare 4-5 risultati utili, perché sennò scendiamo. Cioè scendiamo, così non c'è ombra di dubbio. Dobbiamo fare 7-8 vittorie. E come ne facciamo se giochiamo così però, mister? I ragazzi la settimana scorsa non sono proprio scesi in campo, ma zero. Allora, ascolta, abbiamo cercato di partire forte, abbiamo creato anche qualche opportunità. Dopo, ogni volta che ci mettevano la palla in profondità, purtroppo eravamo nei guai. Ma abbiamo avuto qualche opportunità, abbiamo anche giocato sotto il profilo del possesso, però dopo vai a spiegare alla gente 3-0, però che fai? Ti metti dietro, aspetta loro, capito? Mister, dobbiamo anche vincere qualche partita. Le valutazioni a livello tecnico le fate voi sicuramente, noi dobbiamo sostenere. Io guarda, sai dove vado adesso? Adesso vado a vedere Crotone, perfetto. Domattina c'ho altro. Mi raccomando, capito? Gli dovete dire che siamo impegnati, perché loro la settimana scorsa non sono proprio scesi in campo, non è possibile fare figuracce così. Lo so che voi lavorate con quello che avete, abbiamo detto. Voi adesso siete arrivati, quindi lavorate con quello che avete, però mi raccomando, fate sentire la vostra voce nello spogliatoio, perché noi non possiamo andare avanti così. Io la faccio sentire, non ti preoccupare, però mi raccomando, fate quello che potete fare, dite che si devono impegnare, perché così è Serie C diretta. Dopo tanti sacrifici non ce lo meritiamo. Sai quante volte gli ho detto quello che abbiamo patito l'anno scorso per riportare questa squadra, ed adesso va difesa questa categoria. Infatti, fateglielo capire, perché purtroppo per un motivo o per l'altro, assenze, tanti problemi, sicuramente, però noi siamo sempre qua. Loro dopo un certo periodo di tempo se ne vanno, chiedo... quelli che rimaniamo siamo noi, quindi vi prego, fateglielo capire. Passano. I giocatori passano, rimane la voi lo sapete meglio di me. Quello che voglio dire a voi è i processi alla fine. Dateci una mano come avete sempre fatto. Noi ci siamo sempre. Perché se domenica dopo 10 minuti che si potrebbe incontrare qualche difficoltà, cominciate a fischiare, tu sai, giocatore. Allora, mettetevi anche nei nostri panni quante mortificazioni stiamo subendo quest'anno. Ho detto proprio in conferenza stampa domenica, stiamo con la gente che spende soldi. Ci mette la passione, fa sacrifici e poi è costretta a ritornare con un fardello sul Avete capito? Quello è il problema. Cioè non è... Di lottare, il Como sta facendo risultati perché ha la voglia di vincere. Noi vediamo che manca. Io sono d'accordo. Domenica siamo partiti bene, poi 1-0. Una volta 1-0 ci siamo squadre. Ma è incomprensibile per andare a prendere 4 gol così. Lo so, ma dopo sai che una volta preso il primo, dopo sai che ti succede. Non deve succedere, se ci vogliamo salvare. Il problema è prendere il primo, perché dopo dobbiamo andare a proporci, capito? Quando si prendono purtroppo. Se possiamo... noi abbiamo fiducia in voi, fate ragazzi, quello che dovete fare, fate sentire la vostra voce. Mi raccomando. Io sapete, mi hanno chiamato, sono molto entusiasmo e porterò tutto quello che posso per questa passa serie. Senza espulsione, mister. Ragazzi, non se lo fai spello una volta ogni due partite. Senza espulsione.